Ehi, buongiorno, oggi siamo con Buongiorno. Matteo, un mio collega, lui è un Ciao Corrado. chirurgo italiano, io pure sono un dentista italiano, però io vivo in Moldavia, E io vivo in purtroppo, Italia. Per adesso. per adesso. Vediamo se mi convince, dai. Ma che ci fa ancora in Italia? È la domanda che me la faccio tutte le mattine. C'è la fuga dei medici Senza darmi dall'Italia. risposta, ma mi sa che sarà un può darsi che sia uno dei prossimi. Stavamo parlando oggi, mi ha detto che ormai non conta più neanche i soldi che dà l'ENPAM, cioè ti arrivano Sì, le sì, sì. È ormai bello, il brutto è che ormai lo diamo per scontato, fucilate. no? Come se non si aveva nemmeno la voglia di combattere, sappiamo che è così. Noi oggi stavamo parlando con dei pazienti proprio 20 minuti fa. Certo. Cosa stavamo dicendo con i pazienti? I pazienti dicono delle volte l'ignoranza può far portare a pensare che i soldi che uno dà al medico entrano nelle tasche del medico, ma non Esatto, è così. non è così. Io per come lavoro in Italia, tutto No, in fatturato Italia, tu. così, cioè Nei paesi ricchi, mi fa, parliamo dei paesi esatto, non ricchi. entra tutto nelle nostre tasche, infatti i prezzi tante volte sono alti perché c'è da considerare che c'è Il un pizzo, socio c'è il pizzo. nascosto, un socio che ci sta dietro come un'ombra che non si vede e che è lo Stato. Paziente gliele mette qua i soldi, poi arriva da dietro Esatto, uno che le esattamente, riprende esattamente. e dice: guarda, te ti lascio un pochino questo, però guarda, mi devi già pagare anche i soldi che guadagni l'anno prossimo. Quindi Esattamente. ascolta, te ne prendo un Un altro po' po', in però acconto. aspetta, metti un domani che vai in pensione, dammi anche il Certo, 19%, chiaro. sono io che decido come tu devi vivere di Assolutamente. pensione. Non è che con i tuoi soldi ti prendi un terreno e ti fai la casa per la No, pensione. no, Tu dalli, te li gestisco io col mio no. fondo. Assolutamente. E poi vediamo se te ne restano. Ascolta, però ti devi fare anche i crediti ECM È e sei chiaro. obbligato a farli e te lo Assolutamente. devi pagare tu il Ci corso. mancherebbe altro. Ok? Io voglio che se continua a convalidare la licenza per operare i pazienti, mi devi fare questi crediti e te Sì, li devi pagare tu. certo. I libri te li devi pagare tu, eh? Assolutamente. Senza Ok. considerare che i corsi, quelli che veramente ti fanno fare il miglioramento, non ti danno crediti. Quelli È vero, questo è vero, devi vero. farli all'estero e devi farli sempre a spese tue, ovviamente, ma non ti danno crediti. Quelli che ti danno crediti sono corsi che ti dicono cose che già Quanto sai e cose sono vecchie. costate queste mani per operare? Queste mani, quanto hai speso per. Me le hanno fatte, Le hanno mi ci sono fatte, trovato, non lo so. ok. La natura ti dà le mani, poi Esatto. c'è il patrimonio, io dico sempre, dell'umanità che è la scienza, ok? Esatto. La scienza è un patrimonio, ogni acquisizione scientifica, ogni scoperta è un patrimonio dell'umanità. Noi siamo qua oggi con Matteo che stiamo facendo dei corsi su una chirurgia che è molto avanzata, che è la chirurgia per esempio di impianti zigomatici. Esattamente. Parliamo di chirurgia non convenzionale, ma di chirurgia di seconde e terze chirurgie. Ok, cosa sono le seconde e terze chirurgie? Sono i reinterventi. Esattamente. Pazienti che purtroppo o hanno già trattato i loro denti, o hanno già fatto impianti e non sono andati bene, oppure hanno fatto già impianti che non sono andati bene, hanno fatto innesti che purtroppo non sono andati a buon fine perché non tutte le ossa, possono accogliere l'impianto, possono accogliere anche l'innesto. E quindi è una tecnica, diciamo, ulteriore, una tecnica avanzata per riabilitazioni estreme. Per chi si sente dire dal dentista, dal chirurgo, lei deve portare la dentiera, lei non può fare altro. La soluzione c'è. Che gli dicono che non si può fare altro. Esatto, non si può fare altro, lei deve portare la dentiera. Pazienti che già la dentiera, che è fastidiosa di per sé, per me è inconcepibile che una persona che è nata con i denti debba morire con un pezzo di plastica nel bicchiere di acqua, no? O perché gli dicono che non si può O fare perché dicono che nulla, non si può fare o nulla. perché dicono che non si può fare nulla. Perché Bravo. magari non conoscono la tecnica degli impianti zigomatici, non la conoscono, non la sanno fare e tante volte piuttosto O che non hanno dire fatto i corsi a non hanno fatto pagamento. i corsi a pagamento, piuttosto che dire vai dal collega che lo sa fare, dico no, non puoi fare niente, metti la dentiera, metterai un po' di pasta adesiva e ti sta su. Sai che parlavamo l'altro giorno, no, con l'equipe marketing, per esempio? Che loro si occupano di pubblicizzare, più che pubblicizzare, proprio fare informazioni su Informazione, no? questa, tecnica e dicono: guarda, abbiamo una difficoltà, pare che non ci sia ricerca attiva. Ok, significa che le persone non vanno su Google e cercano impianti Sì. zigomatici. Io mi sono chiesto: ma perché non c'è ricerca? Nonostante ci sono i malati, non c'è la ricerca. Perché? Perché non sanno neanche che hanno bisogno di quella tecnica. Ma Esatto. non è che non ci sono i pazienti. Certo, bisognerebbe mettere infatti, come credo di ricerca,
impianti per chi non ha osso. Bravo, bravo, bravo. Perché generalmente, giustamente, il paziente non pensa allo zigomo, alla mascella. Giustamente io quando parlo con i miei genitori, che sono persone normalissime, che hanno fatto l'elementare, non hanno neanche fatto le medie, io vengo da un paesino della Toscana, i miei, di registrazione, contadini, non sanno neanche che la mandibola è sotto e la mascella è sopra, ma giustamente, è normale. Quindi figuriamoci se un paziente che è ignorante in materia sa che lo zigomo, giustamente sono termini già troppo avanti, già troppo più complessi. Si sente dire dal medico, lei non ha osso. Hollow 4, Hollow 6 invece c'è la ricerca. Le persone cercano perché tanto Hollow 4, Hollow 6. È già un termine molto conosciuto, inflazionato. E ne parlano i medici. Sì, ne parlano i medici e poi tante pubblicità già sui giornali in Italia, il concetto di Hollow 4, Hollow 6 viene molto ricercato. Si può fare a tutti Hollow 4, Hollow 6? Non a tutti, se non c'è osso. Che fai? Arcata inferiore sì, generalmente è difficile trovare il caso dove non si può fare almeno un Hollow 4. Ci sono casi in cui si è visto che forse può funzionare anche un Hollow 3. L'ho vista quella tecnica, lasciamo sì, stare. Esatto. Quella però è più secondo me una tecnica commerciale della serie, non riesco a venderne 4. Ne vendo 3, ma alla fine sappiamo bene noi che... Il tavolo c'ha 4 gambe. Esatto, quella malautomobile, 4 ruote, il concetto del quadrilatero è importante. L'arcata superiore, per via del naso, le fosse nasali, i seni paranasali... Che sono? Seni? Paranasali, le cavità che ci sono che comunicano con questi seni. Esatto, ci sono quelli, ma quelli sono un pochino più alti. Okay. Cosa sono? Che cavità? Sono le cavità. La nostra arcata superiore, quando si perdono i denti, oltre i denti ci sono delle cavità. Il naso, che è vuoto, che serve per respirare, e poi sono delle cavità a questo livello tra occhio e denti, radici dei denti, che si chiamano seni mascellari. Sono delle cavità, dei vuoti, che sono fatti per facilitare la respirazione. E ovviamente il vuoto non dà tenuta per l'impianto. Che è una vite. E un po' le si fa sopra nell'arcata superiore, io dico sempre per farmi capire ai pazienti, c'è l'effetto cartongesso, cioè una corteccia di osso dopo vuoto. Vuoto dentro. E il vuoto non tiene, ovviamente. Difficoltà allora. C'è chi ci guarda e dice, ma allora se c'è vuoto, che cavolo di chirurgia è? Dove li metti gli impianti? Appunto nell'osso zigomatico. La base dell'osso zigomatico a questo livello... E che mi fa i denti qui su? No, assolutamente. Il dente, per il paziente, l'impianto in bocca risulta come un impianto normale. L'impianto, il paziente quando apre la bocca non può dire ho un impianto zigomatico o un impianto normale, perché non si vede, si vede solo radiograficamente. Ok, ma io faccio un po' le vesti del paziente, assolutamente, no? Certo. Ignorante in materia. Cioè, se io perdo la mano e mi rimane l'avambraccio, metto un impianto nell'avambraccio e mi montano la mano artificiale bionica. Esattamente. Ma se io perdo anche l'avambraccio e l'impianto me lo devi fare qua, come cavolo fai a farmi la mano mettendo l'impianto qua? Allora, innanzitutto... C'è un braccio. Certo, tutto però noi abbiamo sempre l'appoggio sull'osso residuo che per quanto possa essere riassorbito c'è e quello è un valido appoggio, è un impianto a doppio A, misto, appoggio e ancoraggio, c'è l'ancoraggio nella base dello zigomo e l'appoggio sull'osso residuo, l'osso residuo si dice non c'è osso, ma vuol dire non c'è osso per poter trapanare. Ma c'è osso per potersi appoggiare. Okay. E quello è fondamentale, perché ci consente di avere un impianto più lungo a doppia tenuta, una di ancoraggio e una di appoggio. Quindi questo impianto zigomatico ha due parti, forse tre. Una punta che si ancora, un corpo centrale, che un braccio, la connessione. Esatto, un braccio, una zona di passaggio e poi una piattaforma che si appoggia sull'osso residuo. I denti dove li metti? Si attaccano alla piattaforma. Con la colla? Con una vite. Con una vite. Il concetto è fondamentale dell'avvitatura, perché è come la ruota di una macchina. Se la ruota della macchina fosse cementata... Usa i miei esempi, ragazzi. Usa i miei esempi. Voi immaginate di avere un'automobile, comprate un'automobile, bella, brutta che sia, con le ruote cementate. Incollate. Il primo problema, primo foro della gomma, cosa si fa? Cambiamo l'albero? Dalla BMW, dalla Dacia alla BMW. Cambio tutto? No. Con delle viti, le viti ci si svitano, succede qualcosa, è importante in questi lavori la manutenzione, no? Allora, non parliamo di dentisti né italiani né francesi, tedeschi,
Oggi voglio buttare fango su alcuni dentisti che ci sono nell'Est Europa, ok, sono molto generico, non vi dico dove, ma nell'Est Europa fate attenzione perché andarsi a curare all'estero non è una cosa negativa. Dipende dallo scrupolo che può avere il protesista o il chirurgo che ti opera. Non è la carta d'identità che fa la sicurezza di un intervento, non è la nazione, però io non posso parlare di dentisti italiani, francesi e tedeschi, io posso parlare di dentisti, per esempio, che come me stanno fuori. Nei loro protocolli non tutti utilizzano le protesi avvitate, ma molti fanno protesi incollate, cementate, e questo a mio parere è una cosa gravissima. Perché le protesi sono la parte che meccanicamente viene sollecitata per decenni, perché poi devono stare, pensa a un giovane di 40 anni, l'aspettativa di vita sono 45 anni, prima o poi le ruote si consumeranno se non si bucano. Comunque, che ne so, fai upgrade dopo 15-20 anni a un'altra linea dentale, e riprendi a camminare. Ma le devi poter svitare quelle ruote. Ci sono cliniche che usano impianti monofasici, li vanno a limare a schifo in bocca per cercare di parallelizzarli e incollano dei denti, magari metalloceramica fatti così, alla bene e meglio. Quello che succede sono o che non ci le puoi più staccare, le devi tagliare, poi in caso di problemi con rischio di anche che poi ci sono i gap, questi gap si crea, si deposita il cemento, la saliva lo fa sciogliere, lì si depositano i batteri che fanno poi andare in perimplantite l'impianto, chirurgia secondaria o terziaria. Cioè lui tutte queste storie le vede, ok, noi le vediamo queste storie nella seconda parte del film. Cioè noi arriviamo a operare nelle seconde e terzo tempo del film, Esattamente. però si arriva in quegli stadi perché è successo qualcosa prima. Delle volte può essere o che non ti hanno detto che si poteva fare qualcosa, o sono stati fatti interventi con tecniche chirurgiche abbastanza adattate o tecniche protesiche che riprendevano, per esempio, le protesi sui denti naturali. Quindi hanno detto che okay, impianti sono come le radici, anche qui incolliamo le capsule. No. Limiamo e poi con i cementi che fanno adesso, che hanno una tenuta fortissima, Mazza. usiamo, perché spesso le protesi sono imprecise e quindi bisogna coprire il gap, come giustamente dicevi Perché tu. non posso E mandare quindi la un protesi in cemento, laboratorio che mi chiede soldi, quello e poi devo un pagare, metodo in incollala. Ne cemento fortissimo e poi vedo tante, lastre di pazienti tantissimo. con impianti monofasici, che sono tutti divergenti, protesi tagliate in due per cercare di farle calzare. Sì. Quelli sono lavori veramente, che il paziente vede i denti in bocca, però non sa Esatto. cosa c'è sotto. Chi ha addetto ai lavori sa cosa, che non vanno fatte certe cose, quindi fate attenzione. Esattamente. Impianti mi dicevi, quindi hanno questo braccetto e la connessione con i denti. Esattamente. Ok, possono fallire? Sì. Tutto può fallire, però la il Quali vantaggio. sono le complicazioni? Ecco, Allora, guarda, la io ho complicazione. paura, no? Cioè, tu mi Certo, vuoi certo. mettere delle sberle così, delle spade nella Nell'osso, bocca, nella che gengiva, in più più mi che. dici che non ce n'è osso e Esatto, ho i vuoti che puoi e forare. Che... no, 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 esatto. Allora, è una tecnica questa che è stata, abbiamo sviluppato, perché è una tecnica relativamente vecchia, nel senso che i primi impianti zigomatici sono stati testati alla fine degli anni 80, quindi comunque sia, Mancherò nato. esatto, si sta parlando di anni fa. Questa tecnica era una tecnica effettivamente molto invasiva, che dava delle complicanze. Comunque sia, l'impianto ha sempre dimostrato una tenuta al carico masticatorio e i fallimenti sono sempre stati sotto l'1%. Le complicanze che ci sono state, che sono viste, sono state, diciamo, drasticamente diminuite con le tecniche che sono state migliorate. La tecnica chirurgica che nel tempo è stata migliorata, arrivando a un mantenimento o un miglioramento delle percentuali di successo, quindi a livello di percentuali di successo siamo molto al 99%. E come E complicanze 99%. 99%. E invece col rialzo del seno mascellare. E allora, paziente perfetto, siamo dal 75 all'80%. 80, Paziente ok. perfetto, non fumatore, igiene orale perfetta, e compagnia cantando. Anche che lava la protesi. E che lava e no, aspetta, non deve poi poggiare la protesi dove ha fatto l'innesto osseo, dove ha fatto il rialzo del seno. Certo.
Se il paziente fuma, io nella mia pratica difficilmente trovo pazienti che mi dicono che non fumano. Tutti. Esatto, se il paziente fuma, ha qualche infezione pregressa e quant'altro, purtroppo l'irritazione secondo me va sul 50, sul 50%. E oggettivamente se io devo aprire una persona, fargli un innesto osseo, è un intervento che spesso viene sottovalutato. Da chi? Dal paziente. Ma anche dal medico, sai, perché tante volte facciamo un rialzo del seno. Non è Aspetta. così, bisogna. Le Selezionerò. complicanze ci sono anche sul rialzo del seno. Si pensa che l'impianto zigomatico e dice, ma chissà quali complicanze ci sono. Non Ne hai sono di più molto. sull'altro. Io ne ho muovute più di più sui rialzi del seno fatti magari su pazienti fumatori. Cos'è che c'è in più che non c'è nell'impianto zigomatico rispetto nel rialzo del seno mascellare? Che componente c'è in più come chirurgia rispetto Esatto, nel all'altro? rialzo del seno mascellare c'è l'innesto di un materiale particolato, di dei granuli. Sì, Dei dei granuli. granuli che sembrano come lo zucchero, dei granuli di zucchero, E che succede? che vengono inseriti all'interno del seno mascellare perché si trasvengano riconosciuti dal nostro organismo per formare nuovo osso. Alto. Perché vengano riconosciuti, quindi è un corpo estraneo che deve essere riconosciuto. Esatto, e non deve essere scambiato per un corpo estraneo patogeno. Per fare un esempio, è un po' come quando le persone vanno a farsi le labbra e vengono iniettate o delle cose riassorbibili oppure delle cose che rimangono lì, per esempio gli innesti proprio di silicone, bocche a Esatto, canotto. Quante esattamente. se ne sono sentite che magari non hanno riconosciuto questo corpo estraneo e Esatto. la finiscono con l'infezione? Perché a livello immunologico noi pensiamo sempre, di sapere tutto perché la scienza ha fatto passi non da gigante, di più. Però non sappiamo ancora tutto. E a volte ci sono delle reazioni da corpo estraneo e l'organismo dice no, qui mi avete messo una cosa che a me non va bene. E quindi anziché accettare e trasformare quello che è stato inserito in osso come dovrebbe essere, può capitare che dica no, e fare un'infezione. E a quel Cioè, le punto. cellule del sistema immunitario o si avvicinano a Matteo e Esatto. dicono: oh, tu ci piaci, oppure oh, chi è questo? Allarma, allarma, Allarme buttatelo fuori. e fanno esame e quindi. Ci No. sono le infezioni e quant'altro. Tanti pazienti hanno fatto innesti di osso e poi hanno avuto problemi di infezione. Quando si va a fare un impianto zigomatico, quando si va a fare un impianto che è in titanio, l'organismo accetta il titanio, è provato da 60-70 anni, ma non di chirurgia orale, basta, da 60-70 anni di chirurgia Sala operatoria dove si ortopedica, fanno, sì. gambe, ginocchia, anche braccia e quant'altro, quindi il titanio si va sul sicuro. Io quando faccio l'impianto zigomatico non metto altro, non vado a innestare membrane, non vado a innestare niente, solo titanio, solo l'impianto, perché quello è sufficiente per tenere. Può succedere che il paziente rimane paralizzato No, al braccio? No, al scherzo. braccio no, ma anche alle labbra non ci sono problemi di. Cioè se l'intervento. Qual Allora. qualche intervento qua può rimanere un po' di parestesia, ma è dovuto più che altro all'atto di scollamento che Esatto, ci può esatto, essere. esatto. Ci può essere un po' di. Viene chiamato, noi la chiamiamo parestesia. Che cosa vuol dire? È come se l'anestesia che ha fatto il dentista non andasse via o tardasse ad andare via. E dopo l'intervento può capitare che per una settimana, massimo 15 giorni, un pochino in questa zona o un pochino sulle Sì, labbra. dipende dallo scollamento. Se poi proprio è Esatto. stato un po' più ampio e si è tranciato, possono volerci anche dai 6 mesi in su, nel Sì, senso che si riformi questa però diciamo che non sensibilità. sono lesioni irreversibili, Invalidanti. irreversibili. No, sono sempre un discorso di sensibilità, mai motorio, non c'è nessuno che col Sorridi labbro si normale. sorride assolutamente normale, in maniera normale. Può capitare che magari c'hai paziente che ti manca l'impianto in studio, cioè voglio dire, come che pianifichi quale impianto devi mettere? L'impianto viene sempre pianificato con il modellino. Prima. La chirurgia viene sempre fatta su un modellino prima. Che cosa vuol dire? TAC, quindi una radiografia in tre dimensioni, non è la radiografia che si vede sul Quella che foglio. vedi con gli occhialini virtuali, no? Sul Vedi? computer si muove tutto l'osso e Però. si può fare, in plastica in modo tale che lo posso toccare, lo Uno a posso uno. vedere, lo posso uno a uno muovere, provare. E l'intervento simularlo prima di poterlo Con gli stessi eseguire impianti. con gli impianti, solita forma, ovviamente non sono gli impianti soliti perché poi noi avremo una replica, stampiamo
sterilizzata, decontaminata di impianto. Abbiamo due linee di impianti, una linea diciamo che può essere toccata, maneggiata, inserita nella plastica e può essere sporcata, e ovviamente poi la linea principe dell'impianto, che è quella che è certificata, decontaminata, lavata, pulita e soprattutto sterilizzata, perché ovviamente quando si va a inserire il titanio è un titanio che deve essere sterile. È un po' quello che si fa nelle grandi ricostruttive, cioè le cliniche serie che fanno ricostruttiva per esempio del volto, traumi stradali, o ricostruttiva per esempio anche cardiovascolare. Certo. Loro cosa fanno? Stampano con le stampanti in 3D il cranio, per esempio, certo, e vanno a simulare la placca dove deve ancorarsi prima di eseguire l'intervento. Certo, su misura. Non è che vanno, loro aprono, ok, abbiamo questa sorpresa, ora andiamo, ora ordiniamo l'impianto. Oppure adattiamo l'osso all'impianto. Sì.